devo riscattarlo quel personaggio, che mi sentivo vicino a lui, mi sentivo. E poi me lo porto sempre addosso, come per salvarlo, come per dargli un'altra possibilità, ma lui come personaggio, ma anche tutti gli ultimi che arrivano coi barconi, che hanno, sognano una vita nuova, a quelli che hanno problemi di salute, a quelli che non riescono ad arrivare a fine mese. Quel personaggio a cui l'attore e regista Alessandro Haber fa riferimento è Gigi Baggini, nome che compare nel sottotitolo del suo ultimo libro Volevo essere Marlon Brando. No, ma soprattutto Gigi Baggini, non hai finito col titolo, è importante Baggini. È più importante Baggini che Marlon Brando, perché Marlon Brando nell'immaginario è una persona, un attore straordinario, con una faccia incredibile, con un'impressione sulla pellicola unica e ripetibile, con un carisma, un sex appeal, un'energia unica, un attore conclamato, amato. Il libro in cui l'artista si racconta è stato presentato al Circolo Artistico di Arezzo come ultimo appuntamento del Passioni Festival. Poi quando ho visto e incontrato Baggini, Baggini è un personaggio che faceva Ugo Tognazzi, un grande attore, in un film che si chiama Io la conoscevo bene, di Pietrangeli Antonio, di 60 anni fa. Io quando l'ho visto cominciavo a fare questo mestiere, cominciavo a tentare di farlo e mi ha devastato. È un attore fallito che viene preso per il culo, bistrattato, e io dico forse diventerò come lui, e mi ha aiutato a superare tantissimi ostacoli.